Torniamo a parlare di depuratore a Mazara del Vallo, perché a quanto pare comunque la situazione non è stata risolta, quella del pennellone nella zona di Quarara, Boccarena. Qual è la situazione attualmente? Ma attualmente la situazione è un po' brutta, gli odori acri e nasofonti che noi sentiamo ogni sera è una cosa assurda. Comunque volevo rassicurare il comitato cittadini in campo da Boccarena che la questione è seguita dal comune Mazara del Vallo, anche dall'ufficio tecnico e del sindaco che sa appunto la situazione. A nome mio posso dire che appunto la situazione è seguita da noi e voglio rassicurare che la vicenda viene seguita particolarmente da vicino da noi e che auspichiamo che venga appunto si risolva nel breve tempo possibile questo fatto, perché appunto se ci avviciniamo anche all'inverno e quindi non possiamo ancora continuare a sentire questi odori appunto assurdi e nasofonti. C'è gente che sta male anche con questi odori, non può nemmeno mangiare, perché chi mangia in questo momento magari in veranda o anche fuori si sente appunto questi odori assurdi. Io posso rassicurare l'intero quartiere che la vicenda è seguita dal comune e da noi, e quindi auspichiamo, ripeto, che nel breve tempo possibile si possano risolvere questo problema. Nonostante l'intervento del comune, però l'acqua vediamo che continua a ribollire spesso e volentieri. Come mai? Sì, questo si vede perché appunto il famoso tubo che era bucato quando pare non è stato appunto aggiustato, e di conseguenza vediamo queste acque, questo fenomeno dell'acqua sulfurea che ribolle in mare. Comunque io ci tengo a precisare che vige ancora il divieto di balneazione per circa 400 metri e a tal senso invito le autorità competenti, la Guardia Costiera ma anche i Vigili Urbani, affinché possano fare mantenere questo divieto, perché appunto ci sono cittadini ignari di questo divieto e quindi molto probabilmente possono fare appunto il bagno. Quindi voglio ripetere e sottolineare che c'è ancora, vige il divieto di balneazione per 400 metri dal punto dove c'è questo tubo in avanti, quindi non si può fare il bagno. Quindi invito ai cittadini di fare attenzione, perché appunto l'acqua non è tanto pulita in quelle zone, anche perché c'è appunto questo fenomeno dell'acqua che ribolle, quindi è un pochettino assurdo anche appunto avvicinarsi. Bene, si spera quindi che più avanti il Comune possa anche dare delle risposte un po' più anche esaustive riguardo questa problematica. Vedremo se il pennellone continuerà a ribollire sostanze maleodoranti. Vedremo quindi più avanti cosa accadrà.